Ciao a tutti e benvenuti nell'angolo creativo di Crochet Lo Sisili. Per chi ama seguire i miei video e non l'ha ancora fatto, può sempre iscriversi, ovviamente se gli fa piacere. In occasione del carnevale, oggi andremo a realizzare un fermaglio con le orecchie da coniglio per bambine. E lo trovo davvero molto carino e adatto ovviamente per tutto l'anno e quindi non resta che lasciarvi al tutorial. Per il progetto di oggi occorreranno dei fermagli come questi, quindi da rivestire. E poi ho scelto questo tipo di filato che è in cotone e della Iggy che ho comprato alla Tessiland, che mi piace proprio il risultato proprio perché è molto luminoso. Ne occorrerà pochissimo proprio perché il progetto è ridotto. Questo ogni gomitolo è di 50 grammi ed è lungo 125 metri. Questo è il rosa, che è, il colore è 7306, e poi ho scelto il panna. L'uncinetto che sto usando è il 2, e occorrerà l'ago della lana e le forbici. Formiamo un cappietto. E apriamo il fermaglio, quindi lavoriamo dalla parte, iniziamo a lavorare dalla parte più larga fino ad arrivare alla punta più stretta. Entriamo l'uncinetto dentro il fermaglio in questo modo e formiamo la prima maglia bassa. Quindi per tutto questo lato dobbiamo formare 17 maglie. Considerando che sto usando questo tipo di cotone e l'uncinetto, questo qui del numero 2, quindi in base al filato che userete e all'uncinetto che userete, e ovviamente poi il numero delle maglie lo stabilirete voi. L'importante è che dovete riempire tutta questa parte qui. Quindi continuo in questo modo. Fatte tutte le maglie, formiamo una catenella. Ecco, e andiamo a lavorare dall'altra parte allo stesso modo, quindi formiamo 17 maglie basse dall'altra parte. A questo punto formiamo 1 e 2 catenelle e ci chiudiamo nella prima maglia con una maglia bassissima. In questo secondo giro formiamo una catenella e lavoriamo per ogni maglia sottostante una maglia bassa e una catenella. Quindi nella prossima maglia una maglia bassa e una catenella e continuiamo in questo modo. Una maglia bassa e una catenella, quindi per ogni maglia sottostante dobbiamo fare una maglia bassa e una catenella e continuiamo in questo modo. Nell'ultima maglia non formiamo catenella. Adesso dobbiamo formare qui nella punta dove abbiamo formato la catenella 3 maglie alte tutte nello stesso punto. Quindi continuiamo così formando anche le altre due. Formate le 3 maglie alte, dall'altro lato formiamo nuovamente una maglia bassa e una catenella. E continuiamo così per tutto il lato. Anche
in questo lato l'ultima maglia non formiamo catenella e poi qui nello spazio dove abbiamo formato le catenelle formiamo 4 maglie alte. Continuiamo così. Dopo aver formato le 4 maglie alte, ci chiudiamo nella prima maglia con una maglia bassissima. A questo punto blocchiamo e tagliamo il filo. Che poi andiamo a nascondere le codine dietro. Adesso non ci resta che formare le orecchie e il fiocchetto. Iniziamo col fare il cappietto e 7 catenelle. Ne aggiungiamo altre due. Queste due catenelle sostituiscono la prima mezza maglia alta, quindi saltiamo la prima e la seconda, andiamo alla terza e formiamo una seconda maglia alta, sempre nello stesso punto. Quindi in questo modo abbiamo due maglie nello stesso punto e ne formiamo una terza. Questa parte qui poi verrà chiusa alla fine formando altre due maglie sempre in questo punto. Quindi andiamo avanti e formiamo nella maglia successiva una maglia alta. Maglia successiva una maglia alta. Maglia successiva una mezza maglia alta. Maglia successiva una mezza maglia alta. Maglia successiva una maglia bassa, maglia successiva due maglie basse, tutte nello stesso punto, quindi la prima e la seconda. Questa nella prima maglia, dall'altro lato, formiamo una maglia bassa, maglia successiva una mezza maglia alta. Nella maglia successiva una mezza maglia alta. Maglia successiva una maglia alta. Maglia successiva una maglia alta. E adesso dobbiamo lavorare dove abbiamo fatto le 3 maglie, altre 2 maglie. Quindi entriamo nello stesso punto delle 3 maglie e formiamo la prima maglia alta e la seconda. Questa Ci chiudiamo nella seconda catenella con una maglia bassissima. Blocchiamo e tagliamo il filo. Adesso dobbiamo fare questa bordura bianca. Prendiamo Quindi iniziamo a lavorare dalla parte più larga dell'orecchia e prendiamo la prima maglia e formiamo delle maglie bassissime. Quindi in ogni maglia sottostante formiamo queste maglie bassissime in questo modo. Giunti alla fine ci chiudiamo nella primissima maglia con una maglia bassissima. Blocchiamo e tagliamo. Nascondiamo le codine dietro.
tra le maglie in questo modo. Passiamo al contrario. Nascondiamo tutte le codine tranne un filo, lo lasciamo libero proprio perché ci servirà per unire le due orecchie. Per il fiocchetto formiamo un cappietto e 3 catenelle. Ci alziamo con altre 2 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta, saltiamo la prima e la seconda, andiamo alla terza e formiamo altre 2 maglie alte. Vado a segnarmi il punto da dove ho iniziato a formare le maglie, quindi la base, e poi nella maglia successiva formo una maglia bassissima. Ecco, nella maglia successiva formo 5 maglie alte, quindi la prima, sempre tutte nello stesso punto, la seconda e così fino ad arrivare a 5. E la quinta. Dove abbiamo formato prima la maglia bassissima, formiamo nuovamente una maglia bassissima. E adesso entriamo in questo punto e formiamo le altre 2 maglie alte che restanti, quindi entriamo qui e formiamo le altre 2 maglie alte, la prima e la seconda. Ci chiudiamo nella seconda catenella fatta in precedenza con una maglia bassissima. Blocchiamo e tagliamo il filo. Con il rosa passiamo al centro del fiocco in questo modo. Più volte e formiamo un nodino dietro. Cuciamo il fiocchetto al centro delle orecchie in questo modo. Adesso possiamo scegliere o di cucire o di incollare. Io preferisco incollare proprio perché non si rovina la parte sotto e quindi
Basta aggiungere un po' di colla. Incolliamo. Aggiungo una nota riguardo all'apertura dei fermagli, uno apre dalla parte destra e uno dalla parte sinistra, proprio perché verranno inseriti in due lati diversi della testa.